Eccoci qui, finalmente, con questo primo episodio della carriera su FIFA 21. Una scelta editoriale, una scelta realistica, che consiste nel disattivare, infatti vedete, non ci sono i loghetti del mercato, ho disattivato la prima finestra. L'ho fatto perché credo che comunque al di là di tutto sia più giusto. Il Monaco ha fatto il suo mercato, positivo o negativo che sia, e noi dobbiamo con le forze che abbiamo, con chi abbiamo a disposizione, giocarci la prima stagione. Che se l'è perso e lì ancora Ben Yedder, ancora col sinistro e ancora in porta per il 3-0 di un grandissimo Monaco. Attenzione, Salemaker si preoccupa L'intervento tantissimo, difensore. forse più di Ibra. Palla molto interessante. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo. Si chiude così, sicuramente bisogna crescere. Volevo fare questo esperimento anche della nuova simulazione assieme a voi. Fatemi sapere se in futuro può o meno piacervi. Gran palla per Vardy, Vardy in fondo mette dentro Kanté! Un buon sinistro, l'ho vinta. Poi Daoud lascia il pallone a Zielinski! Zielinski! 3-3! Pazzesco! All'83esimo! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo secondo episodio della nostra avventura con il Monaco. Devo ringraziarvi per il supporto che avete lasciato sotto il primo e in generale per il supporto clamoroso che state dando al canale in questo periodo. Grazie davvero, ma non voglio essere smielato, quindi non mi dilungo ulteriormente. Vi ricordo al volo, prima di partire, di seguirmi su Instagram per rimanere sempre più aggiornati con me, di continuare a supportare il canale con un'iscrizione, con un like a questo video, con un commento qui sotto, visto che ne ho letti tanti di commenti sotto lo scorso episodio che ho ascoltato. Infatti adesso vi farò un po' un quadro di quello che ho fatto senza registrazione sostanzialmente. Vi ricordo poi di abbonarvi se volete e se potete. Perché? Perché per chi si abbona a livello in particolare dedicato alla carriera, quindi quello da 2,99 euro, c'è la possibilità di godersi l'episodio integrale, quindi senza tagli, con partite intere. Diciamo che la differenza primaria è quella lì, perché per il resto i momenti nel menu qualcosa taglio di meno interessante. Detto questo, prima di partire, perché come vedete lì siamo già al 4 agosto, mancano 4 giorni alla prima partita di campionato contro il Lens, vi suggerisco caldamente di passare qui sotto in descrizione. Lo sapete il perché, vi suggerisco di passare sul mio sito di maglie, che è quello appunto che sponsorizzo, non soltanto maglie peraltro, prodotti, abbigliamento sportivo, nello specifico calcistico, di tutti i tipi. Questa maglia del Monaco per esempio l'ho presa lì. Quindi link in descrizione e mi raccomando coupon FEDE, tutto minuscolo, per uno sconto ulteriore. Adesso possiamo veramente concentrarci sull'episodio. Andiamo un attimo a dare un'occhiata al calendario, perché come sapete in questo episodio all style, per così dire, giocheremo 4 partite, quindi concluderemo il mese di agosto, giocheremo contro il Lens, poi la seconda contro lo Stade Reims, la sfida contro il Metz, che è anche la prima e unica trasferta di questo episodio, e poi torneremo allo Stade Louis per l'ultima sfida, quella contro il Saint-Étienne. Vedete gli allenamenti. Allora, non ho sistemato tutto, ho sfruttato molti vostri consigli per quanto riguarda gli allenamenti. Nello specifico, far allenare mediamente 5 giorni su 7 quando non c'è campionato e tutto quanto, con un giorno di riposo e l'altro di recupero. Quando invece si gioca, vedete per esempio, ho sistemato e lo farò settimanalmente il tutto: allenamento, 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 poi riposo il giorno prima della partita, recupero il giorno dopo per poi tornare ad allenarsi dal martedì, in questo caso dal 10 di agosto. Fatemi sapere se siete d'accordo qui sotto nei commenti, ma del resto sono i vostri consigli che ho ascoltato, non soltanto per quanto riguarda gli allenamenti, ma anche per quanto riguarda i giocatori e le pronunce. Vi chiedo scusa perché questo signore qui lo pronunciavo Golovin, in realtà è Golovin o Golovin. Adesso sceglierò qual è la pronuncia che mi garba un po' di più, perché mi sono informato anche tramite conoscenze e siti di pronunce, però non ho ben capito l'accento dove sia. Fatto sta che quella è una I, lui è russo e non francese, però ha un capello parecchio dubbio che mi ricorda vagamente il portiere del derby degli youtuber del Milan, Giulio Mengolini, che peraltro saluto, è un mio carissimo amico, però non so, perché lui è più biondo platino, Giulio capelli bianchi, ma cambia poco. Detto questo, invece, torniamo a noi. Vedete la panchina, perché ho inserito Pellegri, oltre che messo fuori Folland, perché lì a sinistra non rende tantissimo. C'è Onyekuru, che invece è un calciatore molto interessante, che ha fatto bene nel precampionato. Panchina affidata anche a Florentino per il momento. Florentino che voglio far crescere tanto, così come Badiashile, che ha fatto un ottimo precampionato,
Fofana però in questo momento è ancora il titolare. Anche se voi mi avete suggerito di mettere Florentino davanti alla difesa con Fabregas e Golovin a centrocampo e quindi Fofana fuori. Vedremo, vedremo, perché le gerarchie sono ancora queste, non voglio stravolgere tutto da subito. Siamo pronti a partire sabato 8 agosto, mettetevi comodi, godetevi questo primo episodio relativo al campionato e quindi secondo totale, ricordandovi che gli abbonati poi se lo godranno interamente per quanto riguarda soprattutto le partite. Ma siamo pronti, andiamo dentro con il match. Faccio vedere anche ai non abbonati le statistiche che utilizziamo, che sono Ultimate, 6 minuti e in questo caso Sereno. Andiamo a sistemare le formazioni e partiamo! È un po' come un ritorno alle origini, è un nuovo primo giorno di scuola, è l'inizio di una nuova avventura. Benvenuti allo Stade Louis, siamo nel Principato di Monaco, è la prima giornata della Ligue 1 2020-2021. In campo il Monaco di Federico Marconi e il Lens, con tante novità di formazione che andremo tra pochissimo a leggere. C'è subito una novità in realtà, più che tante ce n'è una sola che riguarda proprio Florentino, ve lo anticipo, che ha vinto il ballottaggio con Cesc Fabregas. Per il resto c'è voglia di far bene per entrambe le squadre. Eccolo qui il Monaco con Le Comte tra i pali, il portiere in maglia 40, quindi difesa affidata a Bayo Touré, Badiashile, Disasi e Aguilar nella linea 4, Golovin, Florentino e Fofana a centrocampo, quindi fuori Fabregas, e poi il tridente composto da Ben Yedder, Gelson Martins e Onyekuru. Occhio al capitano in maglia 9 che non è al 100%, però non poteva mancare per questa prima sfida, non è al 100% perché era un po' stanco e a questo punto vi chiedo anche per gli allenamenti come comportarci di conseguenza. Questo invece è il Lens, c'è Farignes tra i pali in maglia 30, poi Aidara, Medina, Gradit, Fortes e Michelin in difesa. Questo è il centrocampo con Kakuta in maglia 10 alle spalle delle due punte che sono Sotoka e Ganago. Attenzione a quel reparto offensivo della squadra ospite, che sicuramente avrà voglia di rovinare la festa della Monaco con il nuovo allenatore, con la voglia di partire bene, con lo sponsor Fedcom. Ma voi mi avete consigliato, o meglio fatto notare, che anche Fede Marcon sarebbe non malissimo. Ma detta questa stronzata, possiamo partire. Tocca il pallone Ben Yedder, comincia il campionato del Monaco di Federico Marconi. Buon divertimento a tutti, sarà una strada in salita, una strada tortuosa, ma come sempre abbiamo voglia di divertirci. Sul pallone c'è proprio Kakuta, va in verticale, Sotoka di sponda, esce in qualche modo Fofana e può rimandare in contropiede Gelson Martins. Occhio che è veloce, più di Medina, al centro Ben Yedder, ma va in progressione Gelson che pedala, si fa tutto il campo, poi mette dentro per Ben Yedder, ha parato Farignez e poi Gradit allontana, palla gol per il Monaco. Non è finita però, Florentino lascia Fofana che può coordinarsi, destro che però finisce largo e non di molto. Monaco che adesso gioca bene, Monaco che spaventa, ma siamo sempre 0-0. La tiene Fofana, lo sposta Disasi, riesce anche a toccare per Fofana che è Youssouf e che manda Gelson, contropiede Monaco, dentro Ben Yedder, sale Youssouf, Gelson Martins con il destro, e chi se non lui per scrivere una pagina importante, quella del primo gol ufficiale del Monaco di Federico Marconi. È 1-0 con la firma dell'ex Atletico Madrid, grande contropiede e gran destro dove non può arrivare Farignes, che finora si era comportato perfettamente. Gelson Martins al cross per Ben Yedder che fa 2-0 e adesso può allungare il Monaco. Alla mezz'ora ci siamo sbloccati e adesso possiamo anche divertirci. 2-0 con la firma del capitano. Proprio nella sfida rimontata poi 3-3 contro l'Eintracht di Francoforte. Qui non difendono più loro e quindi Aguilar per Ben Yedder con il tacco per Youssouf Fofana. Azione spettacolare e 3-0 del Monaco. 33esimo in corso. Fofana attaccato e chiuso da Aguilar che poi sposta il pallone con la suola. Anche se qui c'è l'errore in uscita di Disasi che favorisce il Lens e arriva il gol di Ganago regalato da noi. Cominciamo bene, 3-1 con un errore e veniamo subito puniti. Kakuta lascia Sotoka, dobbiamo essere chiusi, invece ci apriamo e Le Comte ci mette la manona, poi Aguilar evita pure il calcio d'angolo, gioca e come il Lens, partita tutt'altro che chiusa.
ma è fondamentale non prendere altri gol. Magari farne invece sì, perché c'è Gelson che accende ancora il motorino, pedala e mette il cross per Golovin, che si divora il gol del 4-1. La porta Florentino anche un po' troppo. Poi triangola con Golovin, può imbucare perché è andato Fabregas, uno contro uno col portiere. Fabregas in area, sposta il pallone, ma Fariñez gli dice di no. E qui sul 3-1 Cesc ha provato ad entrare in porta col pallone. Forse bisogna essere un po' più concreti, ma dare anche spettacolo. Ci riproviamo, Folland col tacco, ancora per Fabregas, che ci riprova e stavolta piano piano mette in porta il gol del poker. 4-1 al 72esimo e il Monaco richiude il discorso in modo, spero, definitivo. Ganago disponde, poi palla profonda per Banza, lascia ancora Ganago, se la sposta sul destro, poi lavora di suola, alla fine in buca per il rimorchio di Fofana che spacca il palo, fortunato il Monaco, ma ancora possesso per il Lens che vuole segnare il secondo gol. Aidara, defilato in zona cross, che non arriva, cioè il tocco per Gradit, e poi Aguilar che legge, e il Monaco che può ripartire brividino in questo finale con il palo colpito e poi lancio interno per Golovin, che ha preso il tempo, in fuorigioco Niekuru, ora non più, e quindi lancio verticale per Henry Onyekuru. C'è spazio e gioia anche per lui, anche per il pokerissimo. Finisce alla grande questa prima giornata di campionato, è già un grande Monaco, 5-1 al Lens. Tre volte fischia il direttore di gara e vince 5-1 il Monaco. Questo il verdetto dei primi 90 minuti. Sapevamo di non giocare contro il Paris Saint-Germain, ma sapevamo che gli esordi sono sempre complessi da affrontare, nascondono delle insidie. Noi invece abbiamo fatto una partita clamorosamente positiva. Qualche disattenzione c'è stata, vedi le occasioni, il pallo da loro colpito, il gol soprattutto di Ganago nel primo tempo, ma poi vedi anche i 5 gol segnati, i 3 punti che ci mettiamo in tasca e andiamo a mettere in classifica. E quindi molto molto bene. Se il buongiorno si vede dal mattino, quest'anno ci si può divertire. Ma ripeto, prima l'ho detto per gli abbonati, non pensate che siano tutte così semplici, lo sappiamo. E allora, a questo punto, sistemiamo anche la seconda settimana. Mentre però c'è Ben Yedder, capiamo un attimo cosa succede. So che ha parecchi pensieri per la testa, ma ho pensato che fosse giusto farle sapere che ci sono dei giocatori scontenti. Sembra che il club stia andando alla deriva, addirittura. E alcuni ragazzi dubitano che la squadra possa vincere qualcosa questa stagione. Ci aspettiamo delle rassicurazioni da lei, magari qualche nuovo acquisto? No, il mercato è stato fatto. Il mercato è stato fatto, si risolverà tutto, so come ti senti. Si risolverà tutto. È importante sapere quello che pensano i ragazzi, forse ho rimandato un po' troppo, è arrivato il momento di riprendere la situazione in mano, andrà tutto bene. Ma la parte centrale non la condivido, hai rimandato troppo che cosa? Abbiamo lavorato abbastanza bene quest'estate, non ci siamo mossi sul mercato, ma questa non è sicuramente un attenuante. Quindi va bene così, sistemo la settimana e poi andiamo direttamente a giocare la nostra seconda partita contro lo Stade Reims. Allora, per questa settimana però vorrei cambiare qualcosina, fatemi sempre sapere nei commenti, perché mi sono accorto che Ben Yedder e Fabregas erano arrivati stanchi alla partita contro il Lens. Quindi metto un giorno di recupero in più in mezzo alla settimana, in mezzo agli allenamenti sostanzialmente. Ne facciamo due dopo il recupero post-Lens, recupero qui, allenamento, riposo, partita. Vediamo un po'. Tocca il pallone Ben Yedder, cominciano i secondi 90 minuti, sempre nel nostro stadio, nel nostro fortino, quello che dovrà essere un fortino in questa stagione e in questa avventura. Palla verticale per Dia, prende posizione, ricomincia dal suo compagno di reparto, poi altro lancio per Dia che ha preso il tempo a Badiashile, tocco sotto e sulla linea di Sassi, non è finita, c'è Donis, Badiashile, già come inizio di partita noto qualcosa di diverso, qualche sofferenza in più rispetto al Lens, era stato battuto Lecomte. E lancio verticale sulla testa di Badiashile, Monaco che adesso sta riprendendo campo, Ben Yedder, la sposta a Foket, poi lascia lì per Golovin che calcia a botta sicura, Rajkovic risponde presente, quindi il 10 vuole andare, sfida Aguilar all'1 contro 1. Sempre Zeleni che è passato, poi Dia si gira e calcia in porta, rimane fermo Lecomte e va avanti il Reims al 25esimo. Grande giocata di Dia
che prima ha spaventato con il pallonetto, stavolta ha punito. E gol degli ospiti. Marisic, altro lancio per Zeneli che è solo, la mette giù, può andare con il pallonetto sul fondo, ma il Monaco si è completamente dimenticato il numero 10 del Reims. Golovin, suoni e Kourou, bisogna cambiare passo e essere meno prevedibili. Ora Ben Yedder va da solo, si sovrappone Fofana, il tocco c'è, uno contro uno da parte di Fofana che apre il piattone e fa 1-1. Al 18° minuto della ripresa, secondo gol in campionato per il 22 e pareggio del Monaco. Partita adesso vivissima, col Monaco che sulle ali dell'entusiasmo vuole segnare anche un altro gol. Il Reims però non sta a guardare. Donis, subito verticale su Dia, deve uscire Lecomte, poi ci ripensa, sta tornando Bagliature, Lecomte saltato da un pallonetto perfetto da parte di Dia che riporta avanti il Reims. Lì mi sono reso conto di essere in ritardo con Lecomte e ho provato a rientrare tra i pali. Dia ha pennellato una traiettoria perfetta, ma secondo me Lecomte, se si tuffa prima, la mette in calcio d'angolo. Vediamo un po'. Cioè, può tornare con una vivacità in più Lecomte. Invece no, indietreggia lentamente. Gol evitabilissimo, ma l'ho appena detto, non stanno a guardare. Dia, stiamo entrando negli ultimi 10. Golovin chiude, Monaco che torna in possesso e allora c'è Diop e allora c'è anche la possibilità per fare 2-2. Fofana dentro Jovetic, servito adesso, la sposta, è passato Jovetic, spacca la porta, entra dalla panchina e fa 2-2. Funziona il cambio di Marconi, funziona e come? Fuori Ben Yedder, ma non conta perché abbiamo tanti bomber in questa squadra. Folland che è entrato contro il Lens, Jovetic che entra oggi, 2-2 del Monaco, 3 fischi del direttore di gara e 2-2 allo Stade Louis tra Monaco e Reims. Dopo il convincente 5-1 della prima di campionato arriva una convincente doppia rimonta contro il Lens, perché siamo andati sotto due volte, perché abbiamo rimontato due volte, abbiamo messo a nudo dei limiti sicuramente, perché dietro dobbiamo sistemare qualcosa. Va anche detto che loro sono stati in realtà molto cinici. Al tempo stesso davanti abbiamo creato, potevamo segnare anche noi un golletto in più, quindi 2-2 che deve lasciarci sereni, tranquilli, e che ci fa capire che il campionato sarà difficilissimo. Sempre Wagner vuole filtrare nella nostra difesa. Doram chiuso da Badiashil e quindi ripartenza, fugge subito per Ben Yedder, servizio per lui, s'allunga il pallone e pedala il capitano, imprendibile, punta il portiere, poi apre il piattone e mette in porta. Il gol dell'1-0, ha fatto tutto Ben Yedder, secondo gol in campionato dopo quello all'esordio contro il Lens, e 1-0. Ben Yedder ricomincia da Fabregas, palla ancora per Youssouf, limite, lascia Golovin che se la sposta sul mancino, poi imbuca col tacco, Ben Yedder, 2-0 Monaco, e che gol meraviglioso, doppietta di Ben Yedder, morbido con il cucchiaio, assist delizioso da parte di Fofana, con Golovin che può rimandare Onyekuru, si è già ripreso il 7, mentre il Metz continua a non difendere, la porta Onyekuru, si avvicina Ben Yedder, fa tripletta Ben Yedder, si porterà il pallone a casa. Abbiamo il vizio di segnare il 3-0 al minuto 33, lo abbiamo fatto contro il Lens, lo abbiamo fatto oggi contro il Metz, e oggi con tripletta del capitano, che non aveva segnato contro il Reims alla seconda giornata, e non poteva che coltivare una rabbia dentro anche per ristabilire le gerarchie con Jovetic che entra al suo posto e fa gol, ma lui dimostra di essere sempre il numero uno lì davanti e fa 4 in Ligue 1, 4 che sono anche i gol che ha segnato Icardi, tra l'altro stavo verificando prima nel menu. Partenza ottima, il Metz continua a non giocare a pallone e qui rischia veramente di prendere la goleada, perché noi lo facciamo con qualità. Onyekuru al cross, sempre Ben Yedder, destro, e 4-0, poker di Ben Yedder, Metz 0 e capitano a quota 4 in questa partita, 5 in campionato, supera Mauro Icardi. Abbiamo un nuovo bomber in Ligue 1. Avevo pensato anche a mettere Pellegrini al posto di Ben Yedder, poi mi sono detto, ne ha fatti 4 nel primo tempo, se negli primi 20 minuti non segna, allora lo sostituisco, altrimenti può stilare un altro record. Ma attenzione al Metz, Wagner spacca la porta, segna il gol del 4-1,
prima disattenzione e prendiamo gol anche oggi. Oggi mi fa arrabbiare come cosa. Si dimentica il pallone, poi lo recupera. E alla fine arriva Florentino, entra bene in partita, può rimandare Pellegri. Palla verticale per il 19, non esce Ukija. Pellegri apre il destro e lo manda sul portiere. Che peccato, poteva segnare subito appena entrato in campo l'ex Genoa. Fofana vuole Golovin. Tacco per Pellegri, che arriva ancora in porta. Sinistro! E stavolta è gol. Eccola la manita. Eccolo il sigillo di Pellegri. Segna il 2001. Ed è ancora 5-1 per il Monaco. O pareggiamo o dilaghiamo. Finisce così. 5-1 del Monaco. 2 su 3. Non solo vittorie, ma 5-1. E 4 gol per Ben Yedder, che ha cominciato discretamente bene la stagione, così come la sua squadra, che viene riassunta dalla condizione fisica del suo capitano. È un grande Monaco, possiamo dirlo. Sicuramente tanti margini di crescita, sicuramente abbiamo giocato contro avversari non proprio all'altezza, però è importante poi concretizzare e mostrare il nostro valore, anche se non giochiamo contro il Paris Saint-Germain, torno a ripetere. Prima di ospitare il Saint-Étienne, 12° in classifica, ma siamo chiaramente a inizio stagione, e di chiudere l'episodio, guardate un po' i marcatori, perché Payet e Ben Yedder sono i migliori. Come detto, superato Icardi, che è ancora a quota 4, così come Mouassa, poi Burak Yılmaz e tutti gli altri, a quota 3. Sta calando la notte sullo Stade Louis e su questo episodio, anche perché questa è l'ultima partita, la quarta giornata della Ligue 1 2020-2021. Il Monaco ha cominciato bene, con 2 vittorie su 3, con un pareggio qui in casa, tra l'altro contro il Reims in rimonta, quindi mostriamo anche di avere carattere, oltre che qualità, ed è importante. Il Saint-Étienne è una squadra che storicamente può far meglio delle altre, metterci in difficoltà. L'inizio di campionato ha regalato soltanto 3 punti ai ragazzi in maglia verde. Vedremo oggi Fabregas. Il tocco è per Fofana, si apre subito Chelson e va a ricevere il pallone, potendo andare a puntare Mukodi all'uno contro uno. Doppio passo di Chelson, lo lascia lì, mette il cross per Ben Yedder, che ricomincia come ha chiuso la scorsa partita, segnando e facendo godere il Principato. Al quarto minuto è già 1-0. Insiste Paquet, poi a rimorchio il tocco è per Zaidou, che passa Zaidou fino in fondo. Lecomte è attento al suo palo, gira da Aguilar. Fofana, c'è anche un po' di campo, lo porta il pallone, lo apre per Aguilar, riesce a crossare, sta arrivando Golovin, ma non arriva in tempo. Poi contropiede, siamo clamorosamente alti. Attenzione che corre Casri, lo rincorre Disasi, deve anche uscire Lecomte. Casri col pallonetto, Disasi vuole salvare e non ci riesce. Ha pareggiato il Saint-Étienne, ma Disasi si è addormentato. Io volontariamente ho fatto uscire Lecomte perché ero consapevole che Casri potesse scucchiaiare il pallone, portando però Disasi sulla linea. Lui invece non interviene, pur potendo intervenire. Gol che secondo me era evitabile, era evitabilissimo. Invece ha ritardato la manovra del Saint-Étienne. Bene così per noi, ma possesso comunque a loro. E tocco verticale per Boudebou. Vuole saltare Badiashile, lo attende, si fa comunque saltare, insiste Boudebou, Caio Henrique, non si chiama Baio Touré, ma fa lo stesso lavoro del 33, riparte con la rima il Monaco e riparte con il lancio per Golovin, che saluta Youssouf, in mezzo Ben Yedder, Golovin la porta, la crossa per Ben Yedder, che stoppa e calcia, fa 2-1, sempre e comunque Ben Yedder, 7 in campionato in 4 giornate, pauroso! Zaidou, il tocco è per Casri, ci stiamo aprendo pericolosamente, Casri la porta centralmente di Disasi. Poi vedete il secondo tocco lo soffre sempre, il primo, quello per intercettare il pallone c'è, qui commette fallo però, ma pareggia lo stesso il Saint-Étienne. Se non ho visto male con Aouchi, che abbiamo rischiato di commettere fallo da rigore con Disasi che era intervenuto in ritardo, poco cambia, perché arriva lo stesso il 2-2. Si apre così nel secondo tempo, come il primo per quanto riguarda i gol, solo che nel primo avevamo segnato noi, nel secondo segnano loro. E credo fosse fuori l'intervento di Disasi, perché altrimenti avrebbe fischiato rigore subito senza vantaggio. Comunque segna il Saint-Étienne, comunque vi avevo avvisato, la gara è apertissima.
Amuma sterza, salta Cagliorriche che non molla, arriva comunque il tocco per Budepu che la gira, Casri può calciare, ha salvato in qualche modo il Monaco, poi c'è Aguilar che si dimentica il pallone, Buonga in area, sinistro, e 3-2 per il Saint-Étienne che completa la rimonta. Ci siamo comportati benino nella prima parte dell'azione, malissimo nella seconda. Cagliorriche dentro per Golovin, la palla è buona. Florentino, parte Jovetic, parte Fofana, c'è anche solissimo Gelson, Jovetic e non Gelson. Sulla sponda di Fofana volevo che aprisse per Martins. Jovetic, Golovin centrale, va Golovin, serve un rimorchio, sta arrivando Florentino, è solo in area, Onyekuru, 3-3, la ripresa ancora il Monaco. Segna Onyekuru, segna il 7 ad 8 minuti dal 90esimo. Non moriamo mai, specialmente davanti al nostro pubblico, dove ci piace soffrire, dove ci piace rimontare, dove sicuramente dobbiamo migliorare. Ma comunque 3-3. Disasi lo chiude, vediamo se c'è tempo per il contropiede. No, non c'è tempo perché sono 2:40 i minuti di recupero su 2. 3-3 allo Stade Louis tra Monaco e Saint-Étienne, mai banali queste partite in cui soffriamo, perché comunque non ci arrendiamo. Questa è una legge delle squadre di Marconi e del Monaco, ma l'avevamo visto già nel precampionato. Contro l'Eintracht eravamo sotto 3-0, abbiamo rimontato 3-3 come avete visto nello scorso episodio. Oggi due pareggi, due vittorie, sicuramente un inizio di campionato positivo, con dei limiti, prendiamo gol, ne prendiamo troppi, concediamo occasioni, però poi è anche vero che davanti non posso dire nulla a nessuno, perché davanti segniamo anche tanto. Quindi ragazzuoli, questa è la classifica, Paris a punteggio pieno, e questa non è una novità, 12 punti in 4 partite, 9 per il Lille che ha perso, deve ancora giocare il Marsiglia che poi sarà impegnato contro di noi alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio che mi auguro supporterete come il primo, e mi auguro che il supporto ci sia anche per il terzo, per il quarto, per il quinto, per tutta questa avventura che è cominciata al fulmicotone, subito con una grande intensità, come piace a noi. Lasciate quindi un like di supporto se il video vi è piaciuto, vi ricordo un paio di cose al volo: iscrivetevi al canale attivando la campanellina per restare aggiornati su tutto, seguitemi su Instagram per rimanere più a contatto con me, c'è il sito di Maglia in descrizione, abbonatevi per la carriera integrale e basta, credo di avervi detto tutto, quindi vi mando un bacione enorme, never give up e alla prossima, ciao ragazzi!